Ciao a tutti e benvenuti. Prima pillola, ecco un elenco che abbiamo fatto in Google Doc e andiamo a selezionarlo e vi faccio vedere. Quindi è un elenco che ho preso a caso e andiamo direttamente, vedete qua, su maiuscole e troviamo minuscolo maiuscolo, quindi in automatico un elenco viene trasformato da minuscolo in tutto maiuscolo. Sempre selezionando tutto, andando su formato, vedete, sto facendo diversi tipi di grassetto e altre cose, e possiamo anche fare di nuovo minuscolo oppure inserire il testo classico. Quindi se abbiamo un elenco dobbiamo modificarlo, in pochissimi secondi, in pochissimi click riusciamo a farlo. Ecco, di nuovo vi faccio vedere su Google Doc, formato, andiamo direttamente a trasformare l'elenco in maiuscolo. Per cui vi faccio vedere di nuovo, formato, abbiamo tutte le varie funzioni dove possiamo lavorarci sopra. Eccoci alla seconda pillola. Allora, abbiamo un testo, ok? Sempre su Google Doc lo selezioniamo tutto, dopodiché andiamo su formato. Sempre qui su colonne abbiamo la possibilità di trasformarlo, come vedete, semplicemente in tre colonne, ok? Quindi l'abbiamo già trasformato in pochi click anche qua, tutto molto rapido. Sempre formato, la nostra funzione. Altre opzioni, vedete qui, vado a fare linea tra colonne. Metto anche la linea se ci può interessare per il nostro progetto. Successivamente possiamo ritornare anche all'opzione di testo classico, se per caso ci siamo accorti di aver sbagliato. Quindi selezioniamo tutto, ripetiamo, formato, colonne, scegliamo quella che ci interessa, anche solo due, mettiamo la linea o non la mettiamo, quindi l'interlinea decidiamo noi. In poco tempo noi abbiamo realizzato ciò che vogliamo, quindi sempre su Google Doc. La terza pillola che andiamo a vedere è semplicissima, utile per le nostre operazioni. Vogliamo scrivere una nota, un documento da smartphone, da computer, non c'è problema. C'è una semplice operazione, scrivendo sulla barra degli indirizzi del nostro browser, Chrome, Firefox, Safari, tutti i tipi di browser, scriviamo docs.it. In automatico si apre appunto il documento che vedete qua, ci scriviamo, ci lavoriamo sopra, si salva in automatico, sempre direttamente sul nostro account Gmail. Se vi siete persi i tutorial che ho inserito sul mio canale di Google Drive, l'account Gmail, andate a vederli. Semplice, docs.new, e si apre il documento. Grazie per avermi seguito e buona giornata a tutti voi.